Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. Oggi è Giovanni Battista che ci prepara alla venuta, all'avvento di Gesù. Isaia presenta Giovanni a noi come il messaggero di Gesù, il precursore, cioè che corre davanti a Gesù. Il messaggero è un annunciatore di messaggi ed è anche un realizzatore di opere a nome e per conto di chi lo manda avanti a lui, cioè Gesù. E stando a quello che Giovanni grida, quindi lo dice forte: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, questa sua voce ci sembra quella di un architetto, a me piace pensarlo così, un architetto che dice a noi che dobbiamo realizzare due opere come fossero dei bravi muratori. La prima opera è una superstrada o una autostrada per il Signore che viene, dove c'è una corsia grande, una bella pavimentazione liscia, forte, larga, bella. Questa via grande è, diciamo, simbolo della nostra fede, della nostra preghiera, della nostra religiosità, di quello che stiamo facendo adesso, della nostra devozione a Gesù, della liturgia che stiamo celebrando. E dobbiamo, come dice Giovanni, ingrandire come un'autostrada. Fino adesso è una via, adesso deve diventare una superstrada, qualcosa di quindi di più grande. Io vedo che c'è qualcuno a cui non piace questa messa autostrada, superstrada. Perché? Perché preferisce una messa stradina, una messa vicolo, viottolo. Cioè, cosa vuol dire? Che preferisce una messa corta, breve, senza preghiere tante, senza canti, una strofa a dir tanto, ecco. L'omelia deve essere corta, non deve stancare, e anche le letture, se sono corte, meno male. Qualcuno pensa a una stradina, non a un'autostrada. Un giorno a un signore che diceva al parroco: ma signor parroco, com'è lunga la sua messa. Lui, sapete cosa ha risposto? Non è lunga la mia messa, è corta la tua fede. Eh sì, perché se la fede è corta, tutte le messe sono lunghe, sono troppo lunghe. Quindi vedete, allora preparare la via del Signore in questo avvento significa proprio pregare di più, significa celebrare meglio, modo sentito, solenne, come facciamo noi, ecco, e poi anche avere le nostre devozioni, coltivare la nostra fede, la parola di Dio,
Guardate che questo è un bel impegno preciso che Giovanni, architetto, ci indica. E allora vediamo proprio in questo avvento di dire, beh, insomma, non facciamo come prima, adesso siamo in avvento, devo fare un'autostrada, non una stradina. Quindi anche devo pregare molto di più, come fossi un bravo muratore. La seconda cosa che dice Giovanni, oltre a questa via, ci dice anche di raddrizzare i sentieri. Cosa sono i sentieri? I sentieri sono i nostri sentimenti, i nostri comportamenti, il nostro modo di agire e di reagire. La parola sentiero dà origine alla parola sentire. Che cosa io sento dentro? Le mie sensazioni di coscienza. Come sono? Sono tortuose? Sono, diciamo, tormentose? Pensiamo ai sentieri di guerra. Sempre in guerra con tutti, sentieri di cattiveria, di falsità, di egoismo, tutte queste sensazioni storte, contorte, raddrizzare, dice Giovanni Battista, bisogna raddrizzarle, cioè rendere, trasformare in sentieri di pace, sentieri di giustizia, di verità, di bontà. E anche questo è molto importante, questo raddrizzamento di comportamenti e di sentieri è un gran lavoro spirituale che dobbiamo fare proprio in previsione della venuta del Signore. È un lavoro che però inizia con una cosa che facevano quando andavano da Giovanni Battista, confessavano i loro peccati. Confessare cosa vuol dire? In senso latino vuol dire riconoscere, ammettere i propri peccati, dichiararli, raccontarli come i nostri sono, i nostri errori, i nostri difetti, le nostre debolezze, le nostre infedeltà, le nostre incoerenze, il male che facciamo o come reagiamo male a chi ci fa del male. Insomma, tutte queste cose vanno confessate. Confessate in che modo? Non dobbiamo confessare e poi dire però, e trovare subito la scusa, ecco, quindi la giustificazione, la discolpa, l'attenuante. No. E poi non dobbiamo neanche dire sì, però è colpa degli altri. No, caro mio. Quindi non dobbiamo avviare verso gli altri delle accuse, delle critiche, delle imputazioni. Ecco, allora sì. Tante volte noi facciamo così, ci discolpiamo, però è colpa sua, è che lui che mi fa fare così, mi fa dire così, mi fa. E quindi, vedete, attenzione. E quindi confessiamo con sincerità. La prima cosa, dopo questa confessione che dice io sono io che sbaglio, questo è il mio difetto, questo è il mio peccato, dobbiamo arrivare a raddrizzare, il lavoro di raddrizzare le nostre storture, le nostre ingiustizie, le nostre deviazioni, mettere sulla retta via, come si dice. Questo lavoro va fatto prima di tutto su di noi, perché noi abbiamo la tentazione di raddrizzare gli altri, subito, Vediamo subito i difetti degli altri, i peccati degli altri, vorremmo raddrizzare. No, prima raddrizza te stesso. Quindi pensare a questo e poi penserai al dovere anche di raddrizzare gli altri, correggendoli, educandoli un po'. Parlo ai genitori, soprattutto devono ricordare che è un loro grave dovere quello di correggere i figli. Bisogna raddrizzarli i figli. Non si può lasciar correre. Oppure non si può, diciamo, sopportare i difetti dei figli, i peccati dei figli. Bisogna raddrizzarli, soprattutto quando sono piccoli, perché poi diventando grandi è difficilissimo. E finché sono piccoli bisogna raddrizzarli. E lo dico anche ai bambini, lasciatevi raddrizzare dai vostri genitori se vi dicono che vi comportate male, disobbedite, fate capricci, eccetera. Quindi, e bisogna togliere i figli da cattive strade in cui si mettono per ingenuità e anche per spavalderia, sono così i giovani, ingenui e spavaldi, e poi si mettono in brutte strade. Ma tanto io, attenzione che ci sono certe strade, soprattutto dei vizi gravi, tipo droga, alcolismo, gioco, sesso, pigrizia, eccetera, sono strade a senso unico tante volte, nel senso che non si può più tornare indietro. Ah, ma io poi torno indietro. È difficilissimo. Stiamo attenti, i genitori, che certe strade pericolose dopo non riescono più, non ce la fanno più tornare.
Quindi bisogna prevenire tempestivamente, poi cercare di correggere subito certe storture. I figli vanno raddrizzati anche nel senso di indirizzati. Anche questo è un indirizzo che deve essere giusto, è importante. Indirizzati nel bene, indirizzati nella buona educazione cristiana e umana. Io ricordo l'episodio della mia infanzia, avevo 4 anni circa e mia mamma, non c'erano i nidi a quel tempo, mia mamma avendo un negozio andava a lavorare, io ero orfano di papà, e mi metteva presso una famiglia che abitava lì vicino a me. E io stavo lì tutto il giorno perché la mamma era in negozio, io stavo lì con questa famiglia, c'era la sciura Richetta che era brava, mi voleva bene e mi faceva il risotto perché a me piaceva, tutti i giorni mi faceva il risotto. Un giorno, quando mamma è venuta a prendermi alla sera, il marito di questa Richetta gli è venuto di fare una domanda che non si dovrebbe mai fare ai bambini. Mi ha detto, allora Bruno, è più buono il risotto della Richetta o della mamma? Come fa un bambino a rispondere? È ovvio. La mamma è sempre la più bella, la più buona del mondo. E io avevo risposto, è il risotto della mamma. Quando sono arrivato a casa, mia mamma mi ha preso, mi ha detto con calma, non permetterti più di dire così, perché la Richetta ci è stata male. Tu dovevi dire che era più buono il risotto della Richetta. E poi, insomma, se potevi dire no, è buono il risotto di tutte e due. Vedete, non è che mia mamma mi ha raddrizzato, però mi ha indirizzato che non si deve mai cercare di, magari, di stare attenti a non offendere le persone, ecco, insomma, quando si parla, insomma, essere più delicati, anzi, più attenti a loro che non a noi stessi, ai nostri cari. Quindi bisognava davvero avere anche riconoscenza per questa ragazza, questa donna che mi faceva tanto bene e dovevo dire che era più buono il risotto della Richetta che non della mamma. Vabbè, questo per dire un esempio che i figli vanno raddrizzati e indirizzati. Ma anche quando vogliamo raddrizzare gli altri, ricordiamoci di due proverbi degli indiani. Gli indiani hanno una sapienza, molto bella. Un proverbio dice così, prima di giudicare il camminare degli altri, mettiti nei suoi mocassini, loro usano i mocassini, le scarpe, e facci un po' di strada. Sono saggi questi indiani. Cosa vuol dire? Che se tu ti metti nelle scarpe degli altri, senti che non vanno bene, senti i loro dolori, i loro problemi, le loro difficoltà, e allora quando poi giudichi, giudicheresti con più comprensione, con più misericordia, perché ci hai fatto un po' di passi, hai capito le sue difficoltà. Mettiti nelle scarpe degli altri. Ma non mi vanno bene. Forse anche... Forse capisci che queste persone hanno dei problemi che vanno aiutate, non criticate o condannate. E poi il secondo proverbio che dicono questi indiani allo sapere, non contare i passi che fai con gli altri camminando, ma conta le orme che tu lasci accanto agli altri e dietro di te. Che bello questa frase. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che nella vita bisogna lasciare delle orme, degli esempi buoni, perché gli altri possono camminare sulle mie orme, venire dietro di me, accanto a me, camminare sui miei buoni esempi. Ecco. Quindi non si può dire ai figli, ma io li ho accompagnati 20 anni, ma gli hai lasciato le orme? Cioè il tuo essere accanto, accompagnare il figlio nel cammino di 20 anni, per esempio, dico io, è stato un camminare che ha lasciato le orme, cioè hai messo dei principi, dei buoni comportamenti, dei buoni esempi che lui dice faccio come la mamma, faccio col papà, perché queste persone mi hanno dato un buon esempio, io seguo le loro orme buone. E questo è importante. Dice tante volte si vive accanto ma non si lascia le orme dentro le persone con cui viviamo, soprattutto in famiglia. Ecco, abbiamo visto Giovanni come messaggero della via e dei sentieri, grande architetto, ora lo vediamo come modello, che l'Evangelista Marco ci presenta proprio San Giovanni Battista come su una passerella, nel deserto però una pedana, un tappeto, è una moda molto diversa da quella del mondo. Ecco, allora nel deserto questo esempio,
com'era. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, mangiava cavallette e miele selvatico. Attenzione, non vestiva di pellicce morbide e calde, ma una tunica di peli di cammello. Voi non conoscete il cammello, però vi dico io che sono peli molto ruvidi, molto duri, grossi e freddi. Quando uno mette su una cosa di cammello ci sta proprio male, perché è ruvida e fredda. Non aveva una cintura di lano o di seta attorno ai fianchi, una cintura di pelle grossa e brutta pelle. Le proteine che mangiava Giovanni non erano carne di vitello tenero, ma erano carne dura e poca di cavallette del deserto. Non so se voi avete mangiato mai una cavalletta del deserto, c'è poco da mangiare e poi è una carne poca, non è di vitello sicuramente. E poi anche i suoi carboidrati non erano miele buono e dolce di api, ma erano miele selvatico, aspro e amarognolo. Ah, che bel esempio, che bella moda qui. Quando uno si veste e mangia così, si capisce che persona è. E Giovanni Battista era proprio, come modello di avvento, una persona molto austera, mortificata, capace di rinuncia, di sacrificio, di povertà. E in questo avvento dobbiamo fare un po' così. A Natale magari ci possiamo lasciare andare, ma l'avvento dobbiamo fare un po' così, e non lasciarci affascinare, attirare dalle vetrine, dalle offerte dei negozi di Natale, dai mercatini, dai supermercati, dalle vacanze, dalla comodità, dai lussi, dagli acquisti, dai divertimenti. Ecco, questa moda natalizia del mondo, vabbè, la possiamo vedere, ma non lasciamoci incantare. Seguiamo un po' la moda di Giovanni Battista, questo modello dell'avvento. Certo è una moda un po' faticosa da fare, però è importante seguire, ricopiare un pochino, ecco, che è una moda, diciamo, che ci fa capire che è un ideale a cui dobbiamo un pochino tendere nella nostra vita. Qualche volta diventa anche una necessità. Ecco, quindi, non so, bambini, stiamo attenti a Natale, che quando volete i regali, ma io voglio il vestito firmato, peli di cammello, ma io voglio questo dolce che mi piace, cavallette, miele selvatico. E ci ricordiamo, almeno in questo tempo evitiamo questi discorsi, perché non sono da cristiani. Dobbiamo seguire Gesù e seguire anche questo modello di Giovanni Battista, che è importante capire, perché poi ci fa capire anche le necessità degli altri. E infine Giovanni Battista si presenta a noi come il vigile del traffico, un traffico spirituale. Il vigile chi è? Il vigile è colui che regola la precedenza in un incrocio di strade, in una rotonda. Adesso noi sappiamo che non c'è più il vigile, però ci sono delle precedenze. Ecco, quindi se non c'è il semaforo, c'è il vigile che fa le precedenze, fa andare uno, poi l'altro, eccetera, così. A chi dobbiamo dare la precedenza noi? Dobbiamo dare la precedenza a Gesù, perché Giovanni ci dice che quello che viene dopo di lui, cioè Gesù, è più grande di lui. Lui non è degno neanche di sciogliere i legacci dei sandali. Pensate, lui che era un grande uomo, più grande tra i nati di donna l'ha definito Gesù, eppure tutta la precedenza a Gesù. E noi qualche volta trascuriamo Gesù per altre cose che sono molto inferiori. Cosa vuol dire dare la precedenza a Gesù? Vuol dire dare la precedenza alla messa, alla domenica, dare la precedenza alla preghiera durante la giornata, alla meditazione del Vangelo, qualche devozione, prima di mille altre cose che noi vogliamo fare, la precedenza a Gesù prima del computer, del riposo, della salute, dello sport, della partita, dei lavori, dei divertimenti, delle amicizie. Ecco, quindi la domenica mi devo alzare con l'idea precedenza a Gesù, poi tutto il resto, poi mi diverto, poi gioco, poi faccio e vado prima a messa. Ecco, questa è la cosa importante che noi dobbiamo ricordare, che ci dice San Giovanni. E poi anche il vigile è colui che sorveglia e regola la rotazione in una rotonda, in un incrocio, se non c'è il semaforo c'è il vigile. Ecco,
Giovanni col suo battesimo in acqua, che è ispirato alla giustizia e al rispetto, ci fa evitare gli scontri, perché se uno, ecco, se c'è il vigile, gli scontri ce l'ho, uno magari fa il prepotente, uno supera, uno fa, prende un'altra cosa, quindi ci sono tanti incidenti, noi tante volte siamo degli scontrosi, nel senso che siamo permalosi, scortesi, prepotenti, litigiosi, e poi ci incrociamo gente che anche così ci fa diventare così, e allora questa è una cosa brutta. Quindi diciamo regolare tutto secondo giustizia e rispetto, come il codice della strada, cioè i comandamenti. Così è Giovanni Battista col suo battesimo. Gesù invece col suo battesimo e Spirito Santo tende e ci ispira all'amore e alla pace, cioè ci fa circolare come un giro tondo. Quando uno fa un giro tondo è festoso e amico di tutti, quelli che fanno il giro tondo. Ecco. Quindi c'è la precedenza che ci dice Giovanni e c'è il giro tondo che ci dice Gesù, perché questo battesimo in Spirito Santo è un battesimo di amore, di pace, ci fa circolare veramente come amici, come in modo gentile, fraterno e buono. Ecco, perché lo Spirito Santo è unione, è bontà, è gioia, è pace. Ecco dunque, questo vigile dell'Avvento non dovrebbe mai farci un verbale, perché se ci scontriamo allora viene lui a farci il verbale, perché abbiamo mancato di giustizia, di diritti, di rispetto degli altri. Quante infrazioni noi facciamo qualche volta con gli altri. Al contrario, deve essere quel vigile che in comune manda una relazione buona del nostro modo di stare con gli altri, del nostro modo di essere amici, ecco, del nostro comportamento improntato alla pace, all'amore e alla fraternità. Quindi niente verbali da questo vigile, anzi belle relazioni da questo vigile dell'Avvento che noi abbiamo davanti oggi. Ecco, è davvero un grande messaggero Giovanni Battista, ascoltiamolo, ci prepara davvero la venuta di Gesù come architetto, come modello, come vigile.